Ciao a tutti, caciotti, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Minecraft Ita. In questo episodio mi sono messo a farmare un po'. E come vedete, oltre al lago, perché ci sono tipo 70 zombie qua dentro. Che figata! Ha il pantalone. Aspetta, screen. Dai, dai, mettiti in posa, devo fare lo screen. Dai, mettiti in posa bene. Ecco, questo era bello. Ne sto facendo un paio. E devo arrivare a livello 24 o 23, non mi ricordo. Bene, voi rimanete qua. Come vedete ho due diamanti. Sì, scusate il casino, ma non ho voluto abbassare perché era figo, dai, dai, diciamo, era figo. E c'era un tizio con l'armatura dorata. Ok. Allora. Ho questo e questi. Bene, abbiamo un piccone nuovamente, fottutamente epico. Vediamo se si è danneggiata l'Envil, che so che dopo un po' si danneggia. Che sarebbe tipo... No. Che figata, guarda. Ne ho messa una perché non mi piaceva che stava lì sulla sua letta. Qui ho aggiunto un fiore rosso. E ho farmato un po' off camera. Comunque mi piace, guarda. Si sta abbassando piano piano. E qua ci ho messo anche la gravel. E quindi questo progetto è bello bellino. Molto bene. Allora direi che possiamo dormire. E nel frattempo io mi metto un po' a cancellare gli screenshot che non mi servono, perché dopo faccio confusione. Fap. Ok, ne ho presi un paio che. Ne ho presi un paio che erano veramente carinucci. Carinucci. Questo è il mio ultimo alberello. Dunque, bene, ho preso queste patate, queste carote. Ne manca prendere il ferro. Mi so a cuocere tutto il ferro che ho raccolto minando. Ah, vi ricordate l'utente troll dell'altro dello scorso episodio? Non era troll, mi ha detto che tipo Y. Io non li ho trovati, quindi penso sia ancora un troll. Però non era un troll affermato, insomma. Era convinto fino all'ultimo che ciò che diceva fosse vero. Quindi, bravo, bravo, complimenti. Un altro progetto che c'ho già da un po' in mente, mi pare di averlo detto proprio quando creai questa stanza. Come vedete qui c'è un bottone di legno. Un bottone di legno che si crea così, un blocco di legno qualsiasi qua dentro. E praticamente io premerò questo bottone con del vertical wiring, magari qui. Guarda. Magari andiamo in una stanzetta qui che mi butta del carbone, perché è noioso dover andare ogni volta su per prendere il carbone. No, non è vero, però è giusto per farlo, perché sembra figo. Uno, allora, mi scuso, ma nello scorso episodio non ho messo tutti gli screen che mi avete inviato, perché l'ho renderizzato presto rispetto a quando ho caricato il video e non ho fatto tempo a mettere tutti gli screenshot che mi avete inviato, perché probabilmente anche ora qualcuno mi aveva inviato uno screenshot, ma non posso metterlo. Se vedo qualcosa di particolarmente carino, magari lo metto alla fine di questo. Beh, forse faccio così, li metto alla fine di questo, ecco. Se mi ricordo, attenzione. Or dunque, prendiamo un po' di cobblestone. E devo pensare cosa voglio fare per quanto riguarda la cobblestone. Qua abbiamo il tempietto della terra. Che figo. Mm?
piace. Maybe. No, non mi piace, mi piace. Sto pensando a qualche punto. BL è tutto sopra il 9, vero? Molto bene. Sopra l'8 in realtà deve essere. Allora, ci ho pensato e voglio fare quella cosa che ti fanno le mod, tipo nella Millenaire. Presente che nei villaggi c'è la zona del villaggio in cui c'è un buco per terra in cui ti si mette la query umana, possiamo dire. Stiamo pensando di farlo tipo lì, tipo da qualche parte, oppure di creare qualcosa di carinuccio giusto per la cobblestone. E per carinuccio intendo legno. Legno bianco. No, aspetta, come l'ho fatto quello? Spruce legno. Spruce legno, certo, perché esiste lo spruce legno ora. Spruce wood. Facciamo 8 43. Non credo mi basti, però, eh. Ma intanto gettiamo le basi. E dovrò fare qui. Una piccolina, una casetta piccolina, giusto per 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. E la porta la si mette qui. Qui c'è la del vetro. Vediamo. E magari, giusto perché siamo fapponi, come Caveman Get Benchmark, ma sei un fappone. Intanto qui ci mettiamo tutte le cose di stone. Non vorrei mai cascare qua dentro. Abbiamo della terra? No. Ora ce l'abbiamo. Ok. Ok. Allora, la facciamo alta di 2. Sì, non bisogna saltare, bisogna solo venire a prendere le nostre cosette. Ok. Sì, sì. Allora, me la sto pensando qui al momento. Prendiamo delle scale di cobblestone che non ho. Ne ho un paio. C'ho anche di slab. Però slab di stone non ne ho. Vabbè, le craftiamo. Che un paio di robe qui. Quanto potranno mai servirmene? Ma no, queste penso che basteranno. Ci facciamo giusto per così. Un po' di queste. Che servono sempre le scale. Lascia stare. 45 scale. Ok. Patata alle mani. E poi facciamo un piccolo sentierino che va via di qui, gira, scende e ti entra direttamente nella porta. Allora, voglio fare qualcosa di figo. Prendiamo anche i 4 pezzi di legno a sto punto. Sì, di legno, di vetro. Anzi, sono 4-6 pezzi di vetro. Sperando di averli. 6 pezzi di vetro, guarda un po' te. Manco a farlo apposta, apposta, apposta.
Avete capito cosa voglio fare? Sarà difficile, lo so. No, questo non andava lì. Mi serve una piccola postazione dove poter stare senza rovinare nessun tipo di vegetazione. Se mettiamo questo qui poi, però bisogna fare qualcosa di questo tipo. Ma io lo voglio anche lì o non lo voglio anche lì? Ma potrei volerlo direttamente qua sopra. Tipo così. E qui verrebbe una cosa di questo tipo. Non così però. Una cosa tipo. E ora cosa fuori. E di nuovo dentro. Poi vedo di aggiustarlo io dopo. Vediamo. Ok, bisogna aggiustare un po' di roba. Questo bisogna aggiustarlo. E ok. Questo bisogna ripiazzarlo. Ok. Questo e questo. Ok, con calma. Ah, fail. No, c'è qualcosa che mi sfugge. È questo che dà problemi, forse dovrei semplicemente fare prima. Devo pezzare anche questo. Devo fare uno e due. Tanto piazziamo anche un po' di torce qua attorno, eh. Mai creeper, ti odio. Sì, ecco, creeper in generale, ti odio. Tu, essere creeper in generale. Qui. Basterebbe, teoricamente basta fare così. Ah. Proviamo così. Ah. Andiamo, è impossibile. Ah, ma io devo metterlo di qua. No, devo metterlo qui. Ok. C'è una sequenza da seguire. Ora forse ho capito. Allora. Uno va così. Uno va così. E uno va così. No, non così. Così, ok. Uno va così. Uno va così. E questo va così. Attenzione. Penso di esserci riuscito. Oh. Come faccio a risalire? Che carina. Ah, fa più. Ok, decisamente. Sì, è un sì. Rimaniamo qui tutta sta baradame. Andiamo a dormire prima che ci spawni qualche creeper in casa. Che mi è già capitato, tra l'altro. Al piano superiore.
ma non lo sperimenterò, non ci tengo. Ok, ora sarà il tempo di questi. Già che ci sono, fammi prendere del legno della giungla. Sì, giungla. Anche un po' di più. No, ce ne ho già, perfetto. Che dovrò crearle le ceste, no? Poi bisogna fare un po' di trasloco. Ora, quello che voglio fare è mettere i slab all'ingiù. Molto bene. Una torcina qua giù, qua su, no, piuttosto. Dov'è la workbench? Qui. Ci facciamo un po' di quei famosissimi cobblestone walls, no? Un palo così? Non è un palo, dai. È un abu. Forse qualcosa così. Forse. Così. No, ma qua non ci posso mettere torce. Era per piazzare la glowstone, magari, della glowstone qui. Sai, ti dico che per ora un corno, andiamo a prendere della glowstone. Ho deciso. Questa non mi servirà più. E nemmeno questa. Sì, mi porto anche il piccone di efficiency però. Però di sicuro mi porto l'armatura in leather. No, 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 no. Questa la posiamo qui da qualche parte, ora vediamo dove. Allora ci vediamo un elmetto di ferro, così non sprechiamo. Per appunto del ferro. Abbiamo già un po' di ferro, ci facciamo intanto l'armatura così. E facciamo uno e due. Poi ci prendiamo 7 per fare i pantaloni e 4 per i così. Perfetto. Di sicuro sarebbe stato meglio un'armatura di Diamond, ma noi ci accontentiamo. E per ora posiamo ciò che non ci serve. Della cobblestone ce la portiamo? Sì, perché è anti-esplosione, così almeno evitiamo rotture varie. Legno, giusto, ce la mettiamo la metà perché in caso morissimo, non voglio morire, ma nel caso almeno Cobblestone Walls non mi interessano. Perfetto. Che tra l'altro mi sa che non sono mai andato nel Nether col computer nuovo. Sarà bello vedere il Nether per una volta con la render distance su far, no? Mi quotate? Però a me servirebbero delle frecce. No? Me le servirebbero. Il problema qual è? Che di polli io non ne ho avuti mai e mi sa che non ne ho mai ammazzati. Vabbè, ne approfittiamo e ce ne facciamo giusto una. Aspetta, sai che ti dico? Fammi fare un paio di robe così, così. Perché se no mi viene la morte. Ok, 4 frecce. Abbiamo 6 frecce. E ci accontenteremo, ecco. Molto bene. Corri.
Molto bene. Into the Nether we go. Ponzi ponzi para ponzi. Download in terrain. Che bello, 100 fps nel Nether, che bello. Ok, allora, quanta lava. Ah, vedi, sta ancora generando il mondo là in fondo, perfino. Sta perfino ancora generando il mondo. Ok, questo era lag. Allora, oh no. Perché sempre gas io vicino casa? Un po' di lag si fa sentire però, eh. Forse è troppa lava, è troppo... no, sì, mi sa che è colpa della lava. Io voglio tornare là sopra. Oh, se voglio tornare là sopra. Ma direi che voglio anche liberarmi di quella... di questa... no, non ci posso credere, c'è ancora quella cosa buggata. Quella c'è da tipo anni. Secoli. Dov'è il gas? L'ho perso. Ma io non lo vedo. Ok, ora lo sento. Dai. Fatti vedere. Yes, you die. Bene. Ora è una questione di salire il più velocemente possibile. E di farsi un rifugio il più velocemente possibile. Ecco, così siamo a prova di esplosione. Bene. Lo so che sto facendo tipo troppe cose, ma voglio essere sicuro. Ecco, e poi guarda che faccio, sono un fappone. Non sento gas, quindi mi sto fidando in maniera poco cauta, devo dire, delle mie abilità cavallerizze. Finalmente potremo usare la glowstone. Finalmente. Allora, prima ci liberiamo della terra qui. Oddio, non vorrei che... Oh, il fuoco. Sono fappone. Non vorrei avere perso la maggior parte delle robe, che sarebbe tipo la fappata più unica del mondo. Vediamo. No, no, sono, per fortuna sono tutta la maggior parte. Guarda lì però, vicino al fuoco c'era un bel po'. Guarda, ne avrò bruciate un bel po'. Allora, proviamo qua sopra, vedere se c'è ancora qualcosa. Sì, un po' ce n'è. Uno. Vabbè, ci accontentiamo. Sono due stacche e 20. 18, però. Fa figo dire 20. Disattiviamo il fuoco. Perché dà fastidio. Era tanto che non vedevo la texture del fuoco, faccio notare. Ok. Torcina, anche se non serve a niente nel Nether. E ora torniamo nel nostro mondo. Basta. Qua cosa c'ho? Giusto del legno, fammelo prendere, fappone. Che il legno serve sempre. E giusto per sicurezza, fammi salvare un attimo il mondo, che
Io c'ho ancora brutto ricordo lì del mondo che mi si è corrotto andando nel Nether. Lascia stare, sono brutti ricordi che uno non vorrebbe mai avere. Ah, dai, non pensavo fosse così veloce. Devo vedere perché è così fappone quel blocco. Prima o poi dovrò risolvere anche sta storia. Facciamoci subito una glowstone da mettere lì nel lampadario. Penso che quel tipo di lampadario lo metteremo un po' dappertutto. Che mi piace. A dire il vero, a dire il vero, sai cosa? Let me see, let me see. Così una cosa, ma se io per caso ci mettessi un blocco intero qui. O ancora meglio una scala. Una scala. Levati tu. Ok. Mi serve della redstone. Sono nel momento creatività. Famosissimo momento creatività di Surreal. Non mi capiterà di vederlo così spesso, invece sì, molto spesso. Ci facciamo un po' di queste. Tu, come here. Ok, ci prendiamo un po' di questa. Allora, perfetto, leve 3. Ne prendiamo 2, quello che ci serve. Perché mi piace di più questa. E la cosa bella è che la possiamo rompere e riavere il blocco indietro. Non come la famosissima. Non come la famosissima. Beh, il più nuovo termine. Or dunque. Non è bellissimo? No. Perché si vede. What if I do some shit like this? Non posso. Let me see, let me see. Dove l'ha sparata via? La per terra, perfetto. Proviamo anche con questo magari. Così sarebbe bello. Però per me è come l'attivo. Non posso metterci una cosa così. No. Sotto. Sotto si può dalla una patch che non so. Se la volessi mettere nell'altra direzione. Meglio di niente. Meglio di niente. È carino. Mi piace. Mi piace. Forse girarlo da quest'altra parte però. Yeah, I like it. I like it. Bene, ora andiamo alla fase FAP. Dove posso metterla sta cosa? Qui. Ah, intanto ci facciamo una porta di legno rigorosamente perché è più figa. E rigorosamente così al posto di colì perché è più figa. Vedi che sporge, è più figa. Poi ci facciamo intanto tutte le ceste che possiamo. Facciamo 16 che sono 64. Ok. Che sono 8 di queste. Perfetto, 10 di queste penso possono bastare.
Dov'è la mia workbench? Guarda lì, cioè nemmeno un architetto ti fa una roba del genere. Dall'alto, voglio qualcosa dall'alto per fare lo screen. Quindi mi dispiace, ma non userò lo screen dello zombie. Però non mi piace tanto così. Tutto così da dentro magari. No. Ah, io devo aspettare, devo ancora finirla però. Me l'ho dimenticato. Sì, lo so, non è il blocco ideale. Ma fa più. Cioè, non è lo strumento ideale per spaccare questo blocco. Ma te lo ripeto, in caso tu non l'abbia sentito, fa più. Allora. Molto bene. E anche questo. Tanto la porta è qui. Ok, oltre a questo, una bella trucina la mettiamo lì. Se non direttamente. Una lampa? No, non niente lampo. Ora, proviamo a mettere qualche altro blocco qui invece, perché. Ecco, perfetto. E che bisogna metterci la cobblestone. Qui ci metteremo gli slab. Tutti i tipi di slab. Qui le scale. Oh, voglio dei frame. Voglio dei frame, voglio dei frame. Sono capriccioso, voglio dei frame. Voglio tanti frame. Qui ce n'abbiamo solo uno. Allora ti dico, fa più. Prendiamo 5 per ora 3. Oppure no, aspetta, cosa? Le pressure plate anche. O il cobblestone wall anche. Quindi sono 1, 2 e 1, 2, 3. Mi serve uno di questi. Uno di questi. Uno di questi. Le scale. No, allora mi serve solo uno di ogni tipo. Prenderemo quella della cobblestone perché è più famoso. Quindi si vedrà una scala di cobblestone che ho di là, l'ho appena posata, lo slab. Sono 1, 2, sono 4. Per quanto riguarda i fap thing, possiamo farli qui al momento. Easy peasy. Perfetto. Andiamo a posizionarle ste cose sul serio. Allora, queste abbiamo detto sono le scale. Prendiamone una di scala. Scala. Slab. Pietra. E walls. Quindi walls. No. Ok, walls, cobblestone, slab, e stairs. Che figata, è una L. Posso anche girarlo, vero? Questo non cambia molto. Questo dovrei mettere orizzontale, ma non me lo fa mettere. Potrei anche fare una scritta, quindi. Questa è la I. Questa è la L. Questa potrebbe essere anche questa, una I. Una A? No, non esiste una A. Mettiamolo così. No, mettiamolo verso delle scale. Questo è lo slab, quindi mettiamolo così. Questo va bene. No, lo voglio al contrario.
Ok, molto bene. Ecco qui, ho trovato il mio screen. Perfetto. Dunque, ragazzi, anche per questo video è tutto. Io vi saluto. Vorrei fare qualche altro coso lampione in giro. Il trasloco penso lo farò off camera. Quindi, sì, è davvero tutto per questo video. Ciao a tutti.